sessione flash della nostra informazione. È stata rinviata al prossimo 29 marzo l'udienza del Tribunale di Riesame di Napoli, che doveva pronunciarsi sull'istanza di revoca delle ordinanze di custodia cautelare a carico di Nicola Cosentino, detenuto da venerdì 15 marzo nel carcere di Secondigliano. La istanza è stata presentata dagli avvocati dell'ex deputato del PDL. La decisione è stata presa per problemi nella composizione del collegio giudicante. E alcuni momenti di tensione si sono avuti questa mattina davanti al municipio di Napoli all'arrivo di un corteo di disoccupati del progetto Bros, partito da Piazza del Gesù davanti a Palazzo San Giacomo. Erano già in corso presidi di protesta dei lavoratori precari del comune di Napoli, dei dipendenti della GRM, impresa di pulizia dell'indotto dell'ANM e degli operai dell'ippodromo di Agnano. Aumenta la raccolta differenziata a Napoli, ma il problema rimane quello delle ecoballe, 6 milioni di tonnellate che devono essere smaltite e che ripropongono il tema dell'inceneritore. Lo ha detto Corrado Clini, il ministro all'ambiente, in una relazione all'Unione Europea. È tutto, ci ritroviamo alle 19.30 con un'altra edizione, quella completa di 8 News.